Non lontano dalle grandi città di Genova, Milano e Torino, Acqui Terme è un'affascinante località termale. Situata nel basso Piemonte, conserva ancora oggi le pacate atmosfere del mondo contadino e nel processo di inarrestabile evoluzione non ha rinunciato alle proprie tradizioni e alla propria identità. Acqui Terme è un'antica città termale, scoperta e conquistata dai romani proprio per le sue acque preziose, calde e terapeutiche. Quindi ancora oggi queste acque termali vengono usate sia nello stabilimento per le cure termali, sia nella medical spa per il benessere che tutti noi cerchiamo oggi. Un luogo rinomato sin dall'antichità, che vanta una cornice naturale d'assoluta eccezione. Siamo nel sud del Piemonte, non lontano dalla Liguria e dal suo mare, e Acqui Terme è una perla circondata da paesaggi mozzafiato, vigneti, boschi, calanchi, tanto belli, tanto spettacolari che sono stati anche riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2014. Oggi Acqui Terme è la principale località termale del Piemonte. Tuttavia, la disponibilità naturale di acque salso-bromoiodiche che sgorgano dal terreno ad altissime temperature è nota sin dalla più remota antichità. Con l'avvento dei Romani, la città di Acque Stazielle divenne famosa per le proprietà terapeutiche delle sue acque fumanti. La fondazione, diciamo, della città si colloca probabilmente all'interno del primo secolo a.C., ma la monumentalizzazione vera e propria risale all'età augustea. La città romana di Acque Stazielle era una città di una certa importanza che fondava la sua economia sulle terme e la presenza di una serie di vie commerciali che la collegavano con diciamo, i centri principali dell'impero. Gli squarci d'antico ancora visibili nel tessuto urbano moderno hanno restituito l'immagine di una città monumentale, animata da una fervida attività commerciale e artigianale. Gli imponenti resti dell'acquedotto romano, che si stagliano lungo il corso del fiume Bormida, testimoniano come l'acqua sia sempre stata l'elemento fondamentale di questa città, punteggiata di fontane, piscine e centri termali. Le tracce più significative di questo indimenticabile passato sono conservate all'interno del museo archeologico allestito nelle belle austere sale della Rocca dei Paleologi. Sicuramente la città di Acqui era una città sviluppata, aveva una notevole estensione, pari quasi a quella della città moderna. Era, diciamo, incentrata sui complessi termali, quindi doveva avere anche una certa frequentazione di bagni di villeggianti, diciamo, che venivano qua per passare le acque e in modo specifico probabilmente anche per le cure dei soldati feriti. La società di Acqui era strutturata in modo simile a quelle delle altre città principali dell'impero. Sicuramente una grande importanza avevano i traffici commerciali. Le testimonianze materiali ci trasmettono comunque l'immagine di una città piuttosto ricca. La rilevanza economica di Acque Stazielle non si spense neppure dopo la caduta dell'impero. Seppure ridimensionata in ricchezza, Acqui divenne sede vescovile e baricentro del governo territoriale. I vescovi sono già attestati dal IV secolo e i monumenti più antichi della città sono effettivamente dei monumenti di tipo religioso. La Basilica di San Pietro, che ora si chiama Addolorata, è sorta probabilmente intorno al X secolo, nelle forme attuali, ma di origine molto più antica, era la sede più antica delle sepolture dei vescovi. E poi la cattedrale. La cattedrale che è stata fondata nell'XI secolo, quando i vescovi di Acqui diventano anche signori della città. Consacrata nel 1067 da San Guido, vescovo e santo protettore della città, la cattedrale di Santa Maria Assunta conserva in strati sovrapposti le tracce artistiche e stilistiche della sua lunga storia. La sua architettura è di un romanico particolare che ha dei rapporti con l'Oltralpe, con l'architettura nata intorno al monastero di Cluny. E difatti ha un particolare slancio.
Sono ancora tanti gli aspetti romanici che la cattedrale manifesta, nonostante i secoli successivi hanno apportato nuove strutture architettoniche. Ad esempio il pronao, il portico che è davanti, ha sostituito un piccolo portico romanico. L'ha sostituito intorno al 1614. Il rosone un tempo non esisteva, che è del 1530. Il campanile è un campanile quattrocentesco, è stato ultimato nel 1479 e ne ha sostituito un altro più antico. È soprattutto nella parte posteriore però che la chiesa manifesta tutta la sua architettura romanica. Un'architettura, ripeto, molto articolata, non solo slanciata ma molto articolata, aveva addirittura 5 absidi. All'interno, nella sala del capitolo, è conservato il trittico della Madonna del Montserrat, capolavoro del pittore spagnolo Bartolomeo Bermejo, commissionato attorno al 1480 dal mercante acquese Francesco della Chiesa. Quadro veramente notevole perché l'autore, il Bermejo, si firma Rubeus, è la medesima cosa, in latino, il rosso in qualche modo, si può considerare come il maggior pittore spagnolo della seconda metà del Quattrocento, un pittore che attingeva la sua arte dai fiamminghi. E difatti c'è una precisione, si può dire, lenticolare nel descrivere tutti i fiori che ci sono ai piedi della Vergine e così tutti i particolari di questo quadro. È veramente un'opera unica. Il centro storico di Acqui Terme è un museo a cielo aperto. Alle più antiche tracce di urbanistica medievale si sovrappongono le forme gentili dei palazzi rinascimentali, barocchi e rococò. La bollente è il simbolo di Acqui. La fonte termale è una tappa obbligata per i visitatori e sorge nel cuore dell'antico ghetto ebraico, i cui portici ancora oggi incorniciano prospetticamente il tempietto in stile eclettico che fu inaugurato nel 1879. L'architetto è Ceruti, è un architetto a cui si devono anche cappelle di stalieno, e si dice che la forma particolare del tempietto fosse in origine il disegno per una cappella funebre. Esce invece adesso l'acqua bollente, un'acqua che sgorga a 75 gradi e che è l'acqua che dà il nome alla città, è l'acqua che in qualche modo caratterizza da sempre la storia della città. Il continuo flusso di acqua termale sgorga un'incredibile portata, 560 litri al minuto, con una temperatura di 74,5 gradi centigradi. L'acqua è definita sulfureo salso bromo iodica ed è utilizzata per le cure termali, dalla fangoterapia alle cure inalatorie, dai centri benessere alle piscine. La cosa importante, la cosa caratterizzante della nostra acqua, più ancora del contenuto chimico, è il calore. Questo è quello che colpisce di più. Anche se poi da un punto di vista terapeutico il fatto di essere sulfuro e salso bromo iodiche è importantissimo. La temperatura dell'acqua è molto alta, tant'è che vengono definite ipertermali, sia quella della bollente, che sgorga a 75 gradi, che quella del lago delle sorgenti, che sgorga a 50 gradi. Tanto calore si deve al fatto che queste acque, piovute molti decenni fa sulle alture appenniniche, siano discese molto lentamente nella crosta terrestre. Giunte a 3.000 metri di profondità e riscaldatesi in modo sostanziale, risalgono velocemente verso la superficie, sgorgando attraverso le fenditure della crosta terrestre presenti in Acqui. Quest'acqua, che viene classificata come sulfuro salso bromo iodica, ha un mucchio di impieghi terapeutici, un ventaglio estremamente esteso, fatto che è confermato dalle convenzioni che sono state acquisite nell'arco degli anni col Servizio Sanitario Nazionale, nel senso che la gente viene alle terme di Acqui non solo per il cosiddetto benessere termale, per le nostre strutture di benessere come il Lago delle Sorgenti o la Beauty Farm delle Nuove Terme, ma proprio e soprattutto per curarsi. Il benessere ad Acqui è il vero protagonista di un viaggio sensoriale. Mai come in questo momento tutti cerchiamo, chiaramente, oltre alla sicurezza, una vacanza all'insegna del benessere e della natura. Acqui Terme offre tante opportunità a chi desidera praticare sport all'aria aperta,
alle escursioni a cavallo e in mountain bike, si associa all'esperienza adrenalinica di un volo con il paracadute. Il personale qualificato e gli istruttori dell'Aeroclub Albatros accompagnano l'utente, anche inesperto, in un volo nei cieli del Piemonte. Il lancio a 3.000 metri di quota procede in caduta libera per 55 secondi a una velocità compresa tra i 200 e i 250 km all'ora. Inoltre, gli amanti del paesaggio e dei ritmi meno concitati potranno trovare lungo il greto del fiume Bormida una pista ciclabile di 4 km, affiancata da una ippovia e da un percorso pedonale per osservare la flora e la fauna fluviale. Noi partiamo con i nostri tour e itinerari dal centro, dal cuore della città, che è la Piazza della Bollente. Si passa nei dintorni, quindi abbiamo creato itinerari in e-bike, proprio perché così sono alla portata di tutti, non tutti sono sportivi, non tutti sanno pedalare per tanti chilometri, quindi è uno sport per tutti, questa bicicletta elettrica che è spettacolare, che ci dà la possibilità di scoprire un territorio in maniera sostenibile, lenta. L'Alto Monferrato è il magnifico contesto in cui Acqui è immersa. Con le sue centinaia di ettari di vigneti, questa terra produce vini di eccellenza, apprezzati in tutto il mondo. Oltre allo spettacolo della natura, abbiamo i gusti, i sapori dei nostri vini, no? Dei nostri cibi. E devo dire che con la collaborazione delle nostre cantine, dei nostri produttori di vini, ne sono usciti itinerari molto suggestivi che lasceranno sicuramente dei buonissimi ricordi nella mente dei nostri visitatori. Un punto di attrazione irrinunciabile nel corso della visita è l'Enoteca regionale, dove potrete degustare i migliori vini e conoscere le cantine storiche. L'Enoteca regionale compie quest'anno 40 anni, quindi è già di per sé un qualcosa da narrare. È una realtà sicuramente istituzionale, ma fatta dai produttori di vino, prevalentemente ovviamente della zona, ma non solo, ed è appunto una realtà rappresentativa, quindi della produzione vinicola del territorio, che però credo che negli ultimi 40 anni abbia fatto dei notevoli passi avanti, nel senso che siamo passati forse dalla mera rappresentazione così istituzionale dei prodotti che in questa zona ovviamente si coltivano, ha proprio una vera promozione anche turistica ed enoturistica del territorio. Inaugurata nel 1981, l'Enoteca regionale ha sede nelle suggestive cantine storiche di Palazzo Robellini, dimora signorile del XVI secolo. Qui è possibile degustare e acquistare i vini DOC e DOCG della Regione Piemonte, con particolare riferimento ai vini dell'Alto Monferrato. Il Monferrato insieme alle Langhe e al Roero ha ottenuto nel 2014 il prestigiosissimo riconoscimento dell'UNESCO. Mi piace pensare che siamo un po' nella zona più dolce del Monferrato, perché questa è una zona vocata prevalentemente per i vitigni aromatici, quindi se si ha piacere di girare tra le nostre colline si troveranno essenzialmente vigneti vitati a moscato, per produrre chiaramente moscato d'Asti e Asti spumante, e brachetto, per produrre chiaramente il brachetto d'Acqui e l'ultimo nato, se vogliamo, l'Acqui Rosé di OCG. Acqui Terme apre le porte a un viaggio nel mondo del vino, un'esperienza unica e indimenticabile, attraverso la quale il viaggiatore potrà visitare le aziende produttrici e degustare in compagnia di vignaiuoli esperti animati da un amore viscerale per questa terra. Qui abbiamo vigneti ovunque, perché questo è un territorio magico per grandi di OCG. Abbiamo il brachetto d'Acqui, il moscato d'Asti, e perché questo è un territorio veramente unico, senza dimenticare il dolcetto d'Acqui. Due sono i vini che portano il nome di questa città, dolcetto e brachetto.
Questi vigneti sono i veri protagonisti del paesaggio, panorami che non sarebbe possibile ammirare senza l'impegno dei vignaioli, che sapientemente organizzano e reggimentano la campagna giardino. Siamo le prime sentinelle a salvaguardia di questo territorio. Lo trovate così grazie ai produttori di questo territorio che sono veramente... lavoriamo per questo. Questa sensibilità verso la tutela dell'ambiente si è andata intensificando progressivamente nel corso degli anni e concorre ad aumentare, se possibile, la qualità del prodotto finale. La nostra, diciamo, intenzione è quella, dato che siamo una piccola cantina cooperativa di circa un'ottantina di soci, praticamente abbiamo un agronomo che ci segue tutta la parte in vigna e quindi siamo molto attenti a quello che sono il discorso di pesticidi in questo momento qua e quant'altro, quindi la nostra effettivamente è una lavorazione mirata sul territorio perché vogliamo salvaguardare il territorio, perché quello che noi vogliamo trasmettere è proprio l'immagine del territorio. Noi abbiamo direttamente la produzione e la vinificazione e ovviamente la distribuzione del prodotto. È in questo angolo di mondo non lontano dai grandi aeroporti e dalle grandi città c'è chi studia un progetto di riqualificazione territoriale che consenta di rendere l'esperienza in vigna completa e immersiva. Si è deciso di fare un percorso che abbiamo nominato il percorso delle CA. Questo comporta che ogni CA praticamente rispecchia un'area dove viene trovato, vinificato e quindi selezionato il prodotto finale che andrà poi in bottiglia. Allora, la creazione di un punto panoramico tra i filari in una postazione in mezzo al nostro vigneto, i vigneti della Cantina La Torre, permette di trasmettere emozioni a chi viene a visitarci. L'accoglienza per noi è il nostro valore fondamentale. Qui precisamente è Catchelo, che rievoca uno storico casato del territorio di Casserocchero. Si tratta di un omaggio emozionale a chi ci ha preceduto e a chi ha chiaramente creato i vigneti storici di questo territorio. Che quello che noi vogliamo trasmettere è portare all'interno di una realtà e quindi di un vigneto, proprio per far vedere ad un certo punto a chi viene a trovarci o a visitarci non solamente una struttura che può essere la cantina o questo punto vendita nuovo che sicuramente speriamo ci dia un maggior lustro, è quello di proprio trasportare queste persone nel vigneto. E questa passione vogliamo trasmetterla a chi effettivamente arriva da fuori. Per far contemplare e capire da dove inizia la strada del vino, dalla potatura e tutte le lavorazioni che si svolgono poi in vigneto fino ad arrivare al conferimento in cantina. Questo è un passaggio sicuramente importante, saranno a contatto con la natura, potranno fermarsi tutto il tempo desiderato, stare comodi e coccolati. L'approccio lento a un turismo verde, sostenibile e consapevole è la cifra stilistica che definisce lo stile acquese dell'accoglienza. Se l'enoturismo è una grande risorsa nelle mani di viticoltori e albergatori, la ricettività di qualità già ben avviata grazie al termalismo rappresenta da sempre uno dei punti di forza dell'offerta turistica. Acqui sicuramente stupirà chi non la conosce, una vacanza sicuramente alla ricerca del benessere come prima cosa, poi ognuno trasforma, no, il benessere per ognuno di noi è sport, natura, relax, cultura. Devo dire che Acqui può offrire tutte queste sfaccettature della vacanza. Thank you.